Eivor, Altaghi. Nell'Essex sono rimasta invischiata in faccende di cuore. Ho stretto una facile alleanza, ma preferisco guerra e diplomazia. Ho capito. Grazie, Eivor. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Parlami di Jorvik. Hitam ha individuato altri tre bersagli là. Se è così, sei fortunata. I nostri vecchi amici, Jor e Ljufvina, si sono sistemati a Jorvik. Godevano di grande prestigio in Norvegia e potrebbero avere informazioni sulla politica cittadina. Mi faciliterebbero il compito. Che pensi di fare? Partirò ora. Sai dirmi dove potrei trovare Jor e Ljufvina? Quando visiti una nuova città, è meglio fare domande al porto. Potresti avere informazioni sconosciute ai più. Via, verso il mare. Dunque, questa è Jorvik. L'ordine degli antichi si annida in queste vie. I miei vecchi amici Jor e Ljufvina vivono qui. Verso il porto! Jor e Ljufvina vivono vicino a questo porto. Qualcuno saprà dirmi dove trovarli. Salute a te! Puoi aiutarmi a trovare dei miei conoscenti? Sto cercando Jor e Ljufvina. Jor? Lo conosco. Sei sua amica? Lo sono. Allora da me non avrai alcun aiuto. E tantomeno lo avrai dagli altri mercanti. Ora, se vuoi scusarmi. Che acidità. Avrà subito un torto da Jor. Sto cercando degli amici. Mi hanno detto di chiedere qui intorno. Jor e Ljufvina. Del vino? Oh, so dove trovarlo. Ne sono più che sicura. E io cosa devo fare? Che succederà alla mia... Ora vattene! Qui al porto è tutto in regola! Tu devi essere il mastro di porto. Da cosa l'hai capito? Tutti ti odiano. Come spiegavo al tuo amico, se ti hanno sequestrato la merce, prenditela con il consiglio. Questi mercanti non sono miei amici. Cerco altre persone. Jor e Ljufvina. Conosci Jor e Ljufvina? In che rapporti sei con loro? Stai ficcando il naso in affari che non ti riguardano. Sono un mastro di porto. Fare domande è mio dovere. Per tenere tutto sotto controllo. Non ti darò problemi se non ne avrò motivo. Voglio solo parlare con dei vecchi amici. In una villa circondata da fiori, Jor e Ljufvina vivono lì. Che ne dici di pagarmi per il disturbo? Che ne dici se ti mozzo la lingua?
Come non detto! Una villa. Yor e Ljufvina devono aver fatto fortuna. Dai un'occhiata. È la terza cassa che mi confiscano e senza una spiegazione. Le regole sono regole, ma ci dicano almeno il perché. Eccomi, la casa è questa. La casa è stata saccheggiata. Questo corpo non è né Yor né Ljufvina. Pergamene sparse. Il ladro stava cercando qualcosa. C'è stata una lotta qui, che poi è proseguita all'esterno. Sangue, ma niente corpi. Dove sono andati? Questo è uno dei ladri. La traccia prosegue. Sangue di Tengri! Per la Viarmia! Ljufvina! Chi è là? Fatti vedere! Ora! Sono io, Ljufvina. Eivor! Eivor! Cosa? Chi ti manda? Sei con loro? Calmati, Ljufvina. Sei sconvolta. Mi conosci. Sono un'amica. Davvero? Spunti fuori così, proprio ora. Quelli volevano uccidermi. Ho saputo che c'erano problemi a Jorvik e sono venuta ad aiutare. Giuro sul mio onore. Mi dispiace, Eivor. Non intendevo dubitare di te. Sono stati giorni difficili. Chi erano quelli? Perché ce l'avevano con te? Cercavano questa. Non so cosa sia, ma erano disposti a uccidermi per averla. Un povero soldato di Cristo. Lo conosci? Ho già visto una lettera simile a Lunden. Questa città è in grave pericolo. Dov'è Yor? Alla casa del re. Ti ci porterò. Nasconditi sotto il cappuccio. Non siamo ancora al sicuro. Da questa parte. Mi stanno ancora cercando. Sta giù. Possiamo passare oltre. Può essere sparita. Troviamola! Andiamo. Ah!
morirà. Fermo. Non ne vedo altri. Non fermiamoci. Da questa parte. Ehi, Scantilvin! Dovremmo essere al sicuro. Per gli dèi, Eivor, sei arrivata al momento giusto. È stato il fato. Speravo che le nostre strade si incrociassero di nuovo, ma immaginavo un incontro più calmo. Siamo sfuggiti a un problema per vederne sorgere un altro. Mentre Re Rixige è preoccupato per le sue finanze, un gruppo chiamato la Mano Rossa sta prendendo potere. Erano loro gli assalitori? Sì e no. Quelli sono banditi, ma qualcuno li sta controllando. E basterà leggere i nomi su quella lettera. Ucciderli è il motivo che mi porta qui. Ma sono in codice. Potrebbe essere chiunque. La melma nelle strade spesso nasce dallo scolo dei palazzi. Quando hai dubbi, indaga su chi è al potere. Intendi il consiglio? Yor ne fa parte. Questo ci tornerà utile. Avremo un uomo fidato che indagherà per noi. Sì, esatto. Ci siamo quasi. Ecco Yor. Yor! Guarda chi c'è! È un piacere vederti, vecchia amica. Tutti sono i benvenuti qui a Yorvik. È bello sapere che state bene, Yor. Tutti e due. Cosa ti porta qui? Immagino tu non sia venuta per la festa di Yule. Sono qui per avvertirti, guerriero. Una piaga infetta la città. Tre personaggi corrotti e letali. Dobbiamo lavorare insieme per stanarli e ucciderli prima che salgano al potere. Se posso aiutarti, lo farò. Andateci piano. Ehi, non possiamo scorrazzare per la città infilzando e trapassando la gente a piacimento. Volevano uccidermi, Yor. Cosa? Hanno incaricato la Mano Rossa di ucciderla e inonderanno le strade di sangue pur di non farsi scoprire. Ma hanno fallito. Questa è la lettera che abbiamo ricevuto. Lago, la fiamma, lo scrigno. Fanno parte di un gruppo chiamato l'Ordine degli Antichi. Questi sono i loro soprannomi. Ascoltala, Yor. Lei li ha già affrontati in passato. La corruzione ha già intaccato Yorvik. Ma Re Rixige è molto occupato e di conseguenza lo sono anch'io. Non sarà in grado di darci alcun consiglio, purtroppo. Non voglio i suoi consigli. Tutto ciò che vi ho detto rimane tra noi. Ma dovresti presentarmi al re. Dovrò essere in accordo con lui per essere libera di agire. I Pitti stanno vincendo la guerra. Dobbiamo impegnare tutto l'argento possibile per sfamare i nostri soldati. Capisco, caro Faramir. Ma abbiamo dei doveri anche verso i cittadini.
La festa di Yule deve proseguire. Basta. Mi state facendo venire un gran mal di testa. Yor, non mi ero reso conto che avessimo compagnia. E non approvo affatto. Accogli così tutti gli stranieri che varcano la tua porta? O solo quelli che vogliono aiutarti? Perdonami, Lord. Lei è... Eivor del clan del Corvo. E non disturbarti, so bene chi sei, Rixige. Hai un problema, Jorvik. Sì, lo sto guardando. Un problema che ha quasi ucciso una mia amica. Liufvina è stata assalita dalla Mano Rossa. Hanno saccheggiato e devastato la sua casa e l'hanno inseguita per le strade. Ah, ancora quei farabutti! È sopravvissuta, ma la Mano Rossa è ormai diventata un grosso problema. E a te perché interessa tanto? Sei una specie di mercenaria errante? No, è la Drangr di Jarl Sigurd. Si è insediata nel vecchio campo sul Nin, da quanto ne so. Io sono Faravid, capoguerra di Halfdan Ragnarsson. Il pasciuto spendaccione qui è Audun, il sovrintendente. Ho già visto gruppi ribelli come questi. Attendono pazienti e non appena abbassi la guardia spuntano come erbacce. Se li lascerete fare vi porteranno via l'intera Jorvik. Non è certo ciò che volete, né voi né Halfdan. Oh cielo! Che cosa vuoi? Ditemi ciò che sapete della Mano Rossa e io li spazzerò via dalla città e voi tornerete ai vostri affari. Hanno messo le mani sulle ricchezze di molti cittadini. Hanno preso di mira nobili, mercanti e chiunque potessero derubare. E stanno diventando più forti, come dici tu. Ma preferirei che ce ne occupassimo dopo la festa di Yule. Non è qualcosa che possiamo ignorare. Se non abbiamo i mezzi per occuparci della Mano Rossa, può pensarci Eivor. Fa ciò che devi, ma con discrezione. Non voglio creare panico. Yor, trova i fondi per fornire provviste e birra agli uomini di Faravid. Il resto dovrà bastare per la festa. Ma è come ho detto, noi non... Trovali. È un ordine. Dovrei trovare altro argento. E dove? Nel covo di un drago? Vieni, torniamo da Liufvina. Lei saprà da dove iniziare. Non so dire se sia andata proprio come speravi. È andata meglio del previsto. Rixige non mi ostacolerà. E tutti concordano, la Mano Rossa va eliminata. Non farne parola con anima viva. Non possiamo fidarci di nessuno all'infuori di noi. Mi scuserai per essermene andata. Le gare a chi ce l'ha più lungo mi stancano. Amore mio, mi dispiace per quanto è successo. Avrei dovuto esserci. No, tu hai tutti i tuoi incarichi. E poi un pugno di banditi non è mai stato un grosso problema. Per fortuna non ti hanno ferita. Eivor, se mi cerchi, sono qui intorno. Quando afferri la coda, non molli la presa. Le vecchie abitudini non muoiono. Yor è diverso, si è placato. La politica può cambiare persino un norreno. Sono felice per lui e anche per te. Vi siete fatti una certa posizione qui. Forse. Che cos'hai lì? Testi cristiani, i Vangeli, l'Ecclesiaste, l'Apocalisse di Giovanni. La Mano Rossa li ruba in quantità. Questa città sarà anche nostra ora, ma i cristiani hanno il diritto di pregare chi vogliono. Ma la Mano Rossa non è d'accordo. C'è di più. Audun teme che ora il loro obiettivo sia l'archivio. Tra questo e tutta l'agitazione al porto, direi che abbiamo qualche pista. Cosa se ne fa la Mano Rossa di testi cristiani? È una bella domanda. Comunque sia, saranno disposti a tutto, pur di recuperarli. Sono arrivati a bruciare chi si è rifiutato di consegnare quello che volevano. Qual è la più grande raccolta di libri della città? È l'archivio. Ma non sono stati ancora così audaci da assaltarlo. Audun lo tiene sotto controllo. Proverò a cercare là. Al mio arrivo sono passata per il porto. Il mastro sembrava sospettoso quando ho chiesto di voi. Non mi sorprende. Usa la mancanza di fondi di Jorvik come scusa per aumentare le tasse. Come fosse un ordine del consiglio. Yor non farebbe mai un torto del genere. Neanche su ordine di Rixige. Il mastro è un ladro e un bugiardo.
Avrebbe bisogno di una lezione. Tornerò al porto a dare un'occhiata. Prova al deposito merci. È dove trattiene i beni dei mercanti. Ci andrò quanto prima. No, tu mi servi qui. Ascolta cosa si dice in queste sale. Presta attenzione a qualunque comportamento sospetto. Mangerei il cuore di un cavallo pur di venire con te. Lo so, amica mia. È proprio perché mi fido che mi servi qui. Tornerò quando avrò trovato qualcosa. L'archivio. Qui è dove Audun ammucchia le carte del consiglio. Lui non c'è. Devo guardarmi in giro. Armi e rifornimenti, ma in quantità insufficiente per qualsiasi armata. Ghirlande, legna, viveri, vino. Una lista di costosi ordini per una festa. Dei documenti ufficiali che recano un sigillo. Vino in grande quantità. Sarà per la festa di Yule. Grazie, Audun. Queste le porterò con me. Ma certo. Eivor, non è vero? Dimmi, che cosa ti porta al nostro archivio? Sono qui per chiedere dei testi cristiani. Liufvina mi ha detto che la Mano Rossa li sta rubando. Sì. E li distrugge. Temo che presto punteranno proprio all'archivio. La badessa si è offerta di portare i testi in un luogo sicuro. Si è dedicata anima e corpo a questo compito. Voi mi lusingate, Lord. Cerco solo di aiutare. Badessa Ingeborg, questa è Eivor, nostra onorata ospite dal sud. Eivor si è offerta di liberare Jorvik dalla Mano Rossa. Posso aiutarti? Sembra che la Mano Rossa sappia dove cercare quei libri. Forse qualcuno li sta aiutando. Cosa sai dirmi? Sapete qualcosa, questo è chiaro. La badessa ha i suoi sospetti. Per quanto mi rattristi ammetterlo, temo che i sacerdoti tramino qualcosa. Li vedo mormorare, complottare. E il vescovo si aggira furtivo intorno alla canonica e si incontra con i preti col favore delle tenebre. Meglio fare visita a questi uomini di fede. La canonica è sulla via per la cattedrale. Andrò a cercare il vescovo. Devo anche prepararmi per la festa di Yule. Vieni a celebrare con noi, Eivor. Potrai farti una bevuta! Men hun var der nok.